ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovo vlogmas. Allora, ragazzi, ho fatto un po' di spesa, facciamo uno svuota spesa velocissimo perché se mi sente Niccolò è la fine. Vi faccio vedere prima che sono girati così. Anzi, allora, sono stata all'Eurospin e alla Lidl. Adesso vi faccio vedere prima l'Eurospin e poi vi faccio vedere la Lidl, ok? Iniziamo con l'Eurospin. Allora, ho comprato, vabbè, i cosi congelati sono sotto. Allora, ho comprato questo brischette di pane d'Altamura, ragazzi, è meraviglioso, eh? Meraviglioso. Provatelo, raga, che è buonissimo. Poi ho preso pomodorini, sono i ciliegini. Wow, strepitoso. Poi ho preso un po' di mandarini. Poi mia figlia ovviamente si mangia questi yogurt proteici, ne ha preso 4 pezzi, ok? Questi così. Poi come surgelati abbiamo, io all'Eurospin di solito prendo il cavolo fiore, questo qua che è bellissimo, questi sono delle delizie del sole, raga, sono spettacolari, sono pure in offerta. E poi il broccolo nero. Ragazzi, perdonatemi, metto questo a posto e ritorno subito. Rieccomi. Allora, poi all'Eurospin ho preso queste patatine che sono miste. Questi sono spettacolari, buonissimi. Queste patatine, mi sembra che l'ho pagato 1,39 euro, una cosa del genere. Tutti i prezzi non me li ricordo, raga. Poi ho preso queste zucchine, raga. Mamma mia, come sono belle, guardate. Strepitosi sono dolcissime queste verdi, guardate, sono meravigliose, raga. Io all'Eurospin mi piace tantissimo la verdura, veramente buona. Poi ho preso 3 melanzane perché ne avevo ancora a casa, ne avevo ancora 3 a casa, però ho preso anche le melanzane. Guardate come sono belle, raga, cioè, no, spettacolare, già niente a che fare, spettacolare. Poi ho preso le banane per il mio bambino. Poi ho preso un pacco di popcorn, ragazzi, perché iniziamo la sera, filmetto, Played e popcorn. Poi a Niccolò ho preso questo pane, queste panine al latte. Però non ricordo quando l'ho pagate, raga. Sto facendo le cose velocissimi. Poi ho preso i cotton fiocchi, le mandorle, anche queste sono buonissime. Poi ho preso un pacco enorme di 1 chilo, penso, sì, sì, 1 chilo, no, 2 chili, questi qua, di mele, sono dolcissime, sono veramente buone. E poi questa spazzola qui, guardatela. La spazzola, se non mi sbaglio, l'ho pagata, ma c'ho lo scontrino, infatti. Allora, ho fatto la spesa, il totale di 39 euro. E la spazzola, vado a ricordare, la spazzola l'ho pagata 2,99. C'era anche argentata e tutta nera, ma a me è piaciuto tantissimo questo colore così. Bello, veramente. Ok, questo buttiamo, lo scontrino ve l'ho fatto vedere, passiamo subito alla Lidl. Pochissime cose, ma arrivo subito. Ok, allora Lidl, ho speso pochissimo, intorno ai 18-19 euro, nulla di che. Ho preso a Niccolò questi cioccolatini che sono tipo, c'è lo stecchino, sono spettacolari, raga. Questi mi sembra che l'ho pagati. Ah, poi qua c'è il disegnino che poi glielo faccio colorare, che bello. Sono meravigliosi. Se non mi sbaglio 1,49, però raga non me lo ricordo. Poi ho preso le buste per la spazzatura, sia quelle da 30 litri e da quella da 110. Questo l'ho pagato 1,19 euro, questi 1,29. Poi ho preso lo stracchino che era in offerta a 1,39 se non mi sbaglio. Come vi dicevo l'altro giorno, ragazzi, ho preso le sfoglie che io li amo tantissimo, sono XXL, sono tantissimi qua. Buonissime. Poi ho preso questi dolcini qua che li ho provati l'altra volta, sono biscotti con cioccolato fondente, spettacolari,
spettacolari, infatti li ho ripresi perché mi erano piaciuti tantissimo, non potete capire cosa c'è sul tavolo, meglio che non vi faccio vedere. Poi ho preso questo qui, Torno Rio Mare, ovviamente torno all'olio d'oliva. Questa era in offerta a 8 euro e qualcosa, sono 9 pezzi, 3, 6, 9, sì. Poi ho preso il pane di semola, a me piace tantissimo, è morbidissimo, molto molto buono. Poi ho preso anche i mochi, li ho presi di diverso colore perché mi serve uno per le stanze, l'altro per il balcone, quindi così evito, almeno mi ricordo i colori. Questi qua mi sembra 1,29 euro. E poi, per finire, ho preso questa Niccolò. Questo, allora, raga, ve l'ho detto che quelli di legno sono meravigliosi. Niccolò ci esce veramente pazzo. Ed è un trattore che poi ovviamente si toglie e lui lo deve riformare di nuovo. Quindi c'è la sagoma e poi sono vari pezzi, guardate. E questo l'ho pagato intorno a 3,69 euro, una cosa del genere, non ricordo bene. Lo scontrino qua non ce l'ho, vabbè, comunque ho speso intorno a 18 euro e qualcosa. Quindi ragazzi, mi avevate chiesto di fare uno svuota spese, perdonatemi se l'ho fatto così velocemente, ma credetemi, cioè l'ho fatto proprio al volo perché mia mamma se ne deve andare e quindi c'è Niccolò che me lo sta guardando per questo motivo, quindi la prossima volta lo farò con più calma. Aspettate un attimo, torno subito. Perfetto ragazzi, allora ho finito lo svuota spesa, adesso devo mettere tutto a posto, devo conservare queste cioccolate, se no Niccolò mi fa piazza pulita sicuro. E niente, è stata una spesa molto molto veloce, infatti da come potete vedere ho comprato pochissime cose, ma perché già in settimana l'avevo fatta la spesa grossa e quindi ho fatto solamente quello che mi mancava, essendo che la maggior parte delle verdure e la frutta la vado a comprare all'Eurospin, in questa settimana non sono potuta andare. Questi sono veramente buonissimi, raga. Niccolò è la prima volta che li prova, io già l'anno scorso l'avevo comprati, però ovviamente era troppo piccolo da poterglieli dare, ma sono veramente buone, provateli raga, sono veramente buone. Poi anche se non è di marca, voglio dire, però sono simpatici, veramente simpatici. Ok ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, come sempre, ovviamente ci vediamo domani con un altro video. E grazie che mi seguite sempre, grazie che insomma mi mandate messaggi, grazie veramente infinite. Ovviamente, torno a ripetere, se non vi siete iscritti ragazzi sul mio canale, iscrivetevi perché tutti i giorni escono i video. Oltretutto vi voglio dire di attivare la campanellina in modo che vi arriva direttamente la notifica. Io in questi giorni sto cercando di mettere i video intorno all'1:30 alle 2, però ovviamente capitemi bene, in settimana, essendo che lavoro, non so se riuscirò a metterli all'ora all'ora di pranzo, ma insomma comunque nel pomeriggio. Ma ho fatto una promessa, e comunque fino al 23, poi il 24 ci faremo gli auguri, farò tutti i giorni video, quindi se non è a pranzo sarà a cena, ma il video uscirà tutti i giorni. Quindi questo è, io vi mando un bacione grande grande, ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao ragazzi!